match che si infiamma, dodicesimo minuto, ancora l'Inter in avanti, attenzione a Samuel, arriva anche Morfeo, trasse in rigore, attenzione a Morfeo, ancora Morfeo, sinistra, rete, Inter in vantaggio, ha segnato Morfeo, alla dodicesimo minuto, il gol del numero 10, il gol di Morfeo ed Inter inaspettatamente in vantaggio. È il primo gol in questo campionato per Domenico Morfeo, che va ad esultare sotto il nutrito gruppo di tifosi dell'Inter giunti a Roma. Domenico Morfeo realizza la sua rete numero 39 in Serie A ed è un gol che gela l'intera retroguardia della Roma, beffata dal sinistro di Morfeo. Ecco qui la parte conclusiva dell'azione, si gira Morfeo, anticipa Samuel e Sebina, e pallone che sfila alle spalle di Francesco Antonioli, che in effetti poteva poco, ed è Inter assolutamente decisivo, ci prova ora la Roma, c'è una Cafu per Panucci, arriva il cross in mezzo, c'è Gigu, Montella, il pareggio della Roma, ha segnato Vincenzo Montella ed è la sua rete numero 100 in Serie A, subito la risposta da parte dei giallorossi, Vincenzo Montella che si abbraccia con Cassano, la Roma risponde subito al gol di Morfeo e sul cross di Panucci, la sponda di Gigu in agguato, l'aeroplanino Vincenzo Montella, il gol numero 2 per lui in questo campionato, partita che si infiamma, rivediamo Panucci in mezzo, è bravo Gigu a rimettere questo pallone lì dove c'è Montella, in anticipo su tutti, e la Roma pareggia, di nuovo distanze che tornano come al momento della partenza dell'incontro, sempre Inter a più 7, hanno 103 gol Crespo ed 89 Cristian Vieri, in Serie A, attenzione Battistuta, vantaggio della Roma, Gabriel Batistuta, neanche il tempo di dire i suoi gol in Serie A e Batistuta li porta a quota 182, è il suo gol numero 4 in campionato, un gol d'autore, il gran gol di Gabriel Omar Batistuta, entrato in campo al posto di Cassano, firma il vantaggio della Roma, ancora un cross ancora di Gigu e guardate cosa si inventa Batistuta, un tocco con il piatto ad anticipare Cannavaro, si infila Batistuta tra Cannavaro e Cordova ed è il vantaggio della Roma che ribalta ora la situazione, un grandissimo gol su questo fuori classe Giuliani, che cerca un calcetto di infastidire proprio Can, il pallone in mezzo, rete, ha pareggiato l'Inter proprio con Okan, incredibile, Okan porta l'Inter sul pareggio, può staccare completamente solo in area di rigore ed arriva il pareggio dell'Inter con Okan Buruk al suo primo gol nella nostra Serie A, Okan raggiunge un disperato pareggio gelando l'Olimpico ad un minuto o poco più dalla termine dell'incontro, rivediamo il cross in mezzo ed Okan fa centro saltando più in alto di tutti, il vantaggio della Roma annullato da questo gol di Okan, giocatore che neanche arriva al 1,70 m, stacca completamente libero ed allora 2-2 da quest'altra inquadratura, il gol di Okan Buruk e tutta la gioia della